Sono possono sembrare anche molto molto lontani uno dall'altro. Cosa c'entra la NASA con i samaritani? Cosa c'entra una foresta di altoparlanti con riti, eh, vocali e eh, timbrici di comunità intere che diventano comunità eh, creative? Cosa c'entra eh, una sonata per pianoforte o flauto? con ehm, dei quadri allegorici, a volte quasi al limite dell'astrato eh, stampati su un lightbox o alluminio. Allora, diciamo che i due, due elementi principali, che secondo me sono elementi ricorrenti nei miei lavori, sono l'archetipo e la struttura e quindi partendo dall'archetipo e la struttura Cerco anche di inglobare un elemento esperienziale forte, quindi non soltanto un concetto, ma eh, di dare un momento eh, vissuto al spettatore, e al visitatore, e un momento che anche può diventare a volte immersivo e totale. Ho visto delle cose orrende nella mia vita. E... Appartengo a un popolo che si trova in guerra, in eh, contraddizione etiche impossibili, e un parte di cimiteri, a persone care ho fatto. Ovviamente come ogni israeliano succhiavo non soltanto latte, ma anche storie dell'olocausto e persecuzioni eccetera eccetera e dentro questa cosa qua ritengo molto che è, è il poetico è fondamentale e importante se è un poetico veritario non un poetico decorativo c'è un elemento molto classico dentro il mio lavoro proprio c'è questa ricerca che forse deriva dal fatto del, del, della volontà di dare qualcosa di iconico. Perché l'icona deve avere in qualche modo una sua aura cioè, perfetta, in qualche modo. Malgrado ciò che l'icona ovviamente è una, è una icona già ormai smarrita. Cioè, ogni icona nel ventunesimo secolo è smarrita. C'è un, un smarrimento totale in cui la poesia diventa un, un elemento di orientamento molto importante, un elemento in cui tu puoi iniziare a misurare le cose, un punto cardinale, e anche se ti trovi in un luogo che per te è, è un non luogo in qualche modo il poetico attraversa tutto attraversa il suono attraverso il tattile il gesto, l'immagine quindi in qualche modo vive nella sua completezza per me il lavoro mh, interdisciplinare è partito con un concetto che ho definito dieci anni fa del nome icono sonoro l'opera icono sonore L'opera icono-sonora prevede una parità tra l'iconico visivo o gestuale e il sonoro che non necessariamente deve essere musicale. Può anche essere eh, risultato di elaborazioni di registrazioni ambientali, dei suoni concreti che accadano e ovviamente anche la voce. Nel 2008 ho creato la prima opera icono sonora dal titolo Colotte, o cioè voci. Era un'opera per 12 cantori tradizionali di Israele e Palestina, video, elettronica, in cui si creava come una catena di quadri allegorici che erano condivisi in qualche modo nella realtà della chiamiamola, Terra Santa, il lutto l'obbligo, l'imbrunire, la sacralità e lì è stata la, la prima prova in cui ho collaborato con un artista visivo per la parte del video. 2010 un po' eh, combattuto dell'esperienza non di tutto positiva ho fatto un'altra opera una sonora, quella dei Samaritani in cui ho lavorato con un montatore e un altro cameraman nel 2011 ho fatto un'altra opera in Icono Sonora in cui ho fatto già io il montaggio e a partire dal 2013 realizzo sia la parte visiva che la parte sonora interamente da me. E la opera del tremore armonico, che è composta di 427 eh, stampe, tre opere video da cui un politico Icono sonoro di per quattro schermi è stata interamente ripresa, eh, montata, elaborata diretta da me. È una grande fatica. <ride> cioè, è, un doppio, è più di un doppio di un lavoro, e quindi, eh, eh, ma dall'altra parte, come potrei mai fare musica per un'immagine che è legata al suo suono, cioè è inseparabile. Quindi, è un po' una una mia croce, cioè, cioè se, se devo quando lavoro in questo modo devo creare tutto, anche con i miei limiti, perché io non mi vanto di avere eh, una tecnica mh, di effetti speciali complessi della nuova tecnologia per la parte dell'immagine. Ehm, Sicuramente ho, ho maestria nella parte del, della musica, ma diciamo che in qualche modo neanche il, la parte tecnica, virtuosa, degli effetti, effetti digitali è la cosa che mi attira, perché alla fine mi opera molto diretta e molto viscerale in qualche modo. Un altro elemento che per me è importante è l'elemento del rito, che il rituale lo abbiamo perso completamente. E ma molto prima del XX secolo, proprio nella canonizzazione dei rituali delle varie religioni, abbiamo perso la capacità delle comunità di aggregarsi in modo organico. L'arte come rito è... pone diciamo, un, un specie di reazione a una società completamente eh frantumata dal punto di vista del rapporto umano, in cui eh, in qualche modo la solitudine gioca un ruolo importante, il, il, eh, la trasformazione dell'altro in un oggetto, oggetto di sfruttamento, di desiderio, di ammirazione, cioè, prende un ruolo importante e quindi mh, no, non c'è un senso di comunità. Eh, è un ruolo come quello del di quello che ho preso nel, nel tremore armonico era anche un ruolo di creare temporaneamente una specie di comunità creativa. Dall'altra parte c'è questo lavoro che porto avanti musicale o sonoro del crowd music, musica da folla, in cui prendo persone musicisti e non musicisti, pensionati ragazzi, tutti, per creare questi cori di timbro in cui è tutti inclusi e tutti benvenuti per riportare un senso di, di unità, ma non è l'unità barzelletta di cantiamo tutti in unisono adesso let it be. Ma creiamo insieme mare. Creiamo insieme mare il momento in cui siamo potenti quanto vogliamo. Mi piace vedere eh, film d'azione, eh, leggo Harry Potter, eh, mi diverto con la mia figlia. Eh, cioè, ce ho, non ho molti amici artisti, ho molti amici, amici. amici. Non, non, non ho questa cosa, non lo so, un, un vello artistico che rimane con me ovunque vado. Per me è, è, il ruolo dell'artista è legato anche a una spe, specie di umiltà, da capire che diciamo, abbiamo un ruolo qua. E noi siamo una cosa che è, porta questo elemento. Poetico, questo elemento pari passi, diciamo, razionale, emotivo, a eh, risvegliare l'altro, diciamo, dentro un mondo condiviso, nient'altro.